Cari amici della Cucina per Tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento. Come potete vedere però in questo momento non siamo nella mia cucina, ma bensì all'ingresso del mio giardino. Davanti a me ho il mio secondo barbecue dove in genere cuocio non la carne alla brace, bensì la pizza. Com'è possibile questa cosa? Guardate qui, ho una pietra refrattaria. Qui la pizza cuoce esattamente come nel forno a legna. È vero che di video ricette della pizza napoletana, della verace pizza napoletana, ne esistono parecchie, ma oltre a farvi vedere come fare l'impasto, vi faccio vedere anche come cuocerla nel barbecue. Se siamo quindi curiosi di vedere come fare, seguitemi, ci aspetta l'impastatrice e poi la cottura della pizza. Vi aspetto! Per questa pizza al barbecue ci serviranno questi ingredienti. Allora, 525 g di farina 00, 290 ml di acqua fredda, 8 g di lievito, 13 g di sale e 4 g di zucchero. Mettiamoci subito a impastare. Prima di mettere gli ingredienti nell'impastatrice facciamo questa operazione. Abbiamo l'acqua nella brocca, io vado a mettere il lievito al suo interno e anche i 4 g di zucchero che favoriranno al meglio la lievitazione. Prendo un cucchiaino e vado a mescolare per bene e a far sciogliere il lievito e lo zucchero. Bene, abbiamo quindi completato l'operazione, possiamo prendere l'impastatrice e mettere tutti gli ingredienti. Dopo aver preparato l'impastatrice e aver messo sulla macchina il gancio, andiamo a inserire prima i liquidi, mi raccomando, in quest'ordine come vi sto facendo vedere. Quindi prima i liquidi emulsionati insieme allo zucchero e al lievito. Dopodiché inseriamo la farina ed il sale. Mettendo gli ingredienti in quest'ordine eviteremo che il sale vada a diretto contatto con il lievito di birra. Ora possiamo chiudere la macchina, mettere a velocità 1 e cominciare a impastare. Facciamo lavorare la macchina per 10 minuti affinché l'impasto possa formare delle belle maglie glutiniche che ci serviranno per una realizzazione migliore ovviamente della pizza. E dopo che avete cominciato a ottenere questo risultato, continuiamo ad impastare per altri 10 minuti. Una volta che otteniamo questo composto ben liscio ed omogeneo a velocità 1, ci spostiamo sulla velocità 2 per circa 3 o 4 minuti. Allora, abbiamo spento l'impastatrice, vi do questo piccolo consiglio: lasciate l'impasto a rilassare per 2 o 3 minuti e poi riprendete ad impastare per un altro minuto o due. In questo modo otterrete una maglia glutinica migliore e un impasto molto più elastico. Bene, ultimo minuto di lavorazione dell'impasto. Accendiamo a velocità 1 per un minuto. Abbiamo tolto l'impasto dalla macchina, vi faccio vedere com'è bello elastico, guardate come si tira, davvero un impasto fatto bene. Ora noi facciamo questa cosa, gli diamo un pochino di forza creando una specie di pagnottella, in questo modo, vedete? Dopo che gli abbiamo dato forza, riprendiamo la boule dove andiamo a riporre il nostro impasto. Io ho preso anche un canovaccio che ho inumidito e vado a coprire. Iniziamo la prima fase di lievitazione e lasciamo lievitare in questo modo per 2 o 3 ore. Vi dico che se dovete cuocere la pizza di sera, meglio mettersi alle 10, 10 e mezza la mattina come ho fatto io. Sono trascorse 2 ore e mezza, ora andiamo a scoprire. Ecco, vedete, l'impasto ha raddoppiato il suo volume. Ora prendiamo una bilancia e andiamo a dividere l'impasto. Abbiamo tirato fuori l'impasto dalla boule, ci siamo preparati una bilancia. Con l'aiuto di un tarocco ora andrò a creare le palline, chiamate anche a Napoli staglio. Questo staglio deve avere un peso compreso tra 180 grammi e 250. Io le taglierò e le porterò a un peso che per mia comodità va a 200 grammi.
Bene, siamo arrivati a 200 grammi. Ora che cosa facciamo? Ora andiamo a creare lo staglio o la pallina. Vi faccio vedere però che l'impasto non è appiccicoso, nonostante in questo momento non c'è della farina sopra. E questo è il risultato che dobbiamo ottenere proprio da disciplinare della vera pizza napoletana. Quindi andiamo a creare la pallina che poi andremo a riporre in una teglia da forno o in una cassettina per alimenti. Bene, abbiamo terminato l'operazione, abbiamo preparato le palline, le ho riposte in una teglia da forno con un pochino di farina sulla base. Ora noi le andiamo a coprire con un canovaccio sempre umido. Questa seconda fase di lievitazione prevede un tempo di attesa di circa 4 ore, quindi ci vediamo dopo. Ho acceso il fuoco con legno di ulivo, questo non sarà però il barbecue definitivo, ma per comodità sto accendendo il fuoco qui. E dopo aver acceso il fuoco prepariamoci gli ingredienti, sì, perché prima di preparare l'impasto, il disco dove appunto verranno adagiati gli ingredienti, ce li prepariamo così siamo più comodi. E quindi abbiamo della mozzarella fior di latte che ho già tagliato a listarelle, del basilico, del formaggio grattugiato come da disciplinare, dell'olio d'oliva e ovviamente della polpa in pezzettini molto fini. Andiamo quindi a creare il disco e a mettere poi gli ingredienti. Ho preparato una spianatoia, sono passate circa 4 ore da quando abbiamo messo le palline a lievitare, sono ben lievitate, ora la vado a prendere dalla teglia. Ecco, guardate che bella che è, bell'impasto, mi raccomando non troppa farina. Ok, gli abbiamo dato una bella forma regolare, ora la andiamo a condire. Mettiamo il pomodoro. Parmigiano, del basilico fresco, la nostra mozzarella che abbiamo fatto scolare ed un filo d'olio. Prendiamo la pala e possiamo andare al barbecue. Come vedete, ho trasferito la legna nel barbecue definitivo dove cuoceremo la pizza. Mettiamo la griglia, la pietra refrattaria. Copriamo e apriamo la valvola al fine di evitare che si crei fumo. Controlliamo con il termometro che la temperatura salga esponenzialmente. E finalmente mettiamo sulla pietra la nostra pizza. Chiudiamo. Controlliamo sempre con il termometro che la temperatura sia ideale. Controlliamo anche che la pizza si cuocia bene. E finalmente, ragazzi, la pizza è pronta. La andiamo a prendere con la pala. Che ne dite? Vi piace? Andiamo a metterla nel piatto. Guardate che bella! La prova dell'assaggio, ragazzi, oggi è davvero meritatissima, perché fare una pizza così al barbecue è davvero tanta roba. Io mi sono preparato anche la birra, che ovviamente con la pizza il vino io non lo bevo in genere. Prendo le forbici, la vado a tagliare, così la assaggiamo insieme. È bella croccante, ma non è biscottata, davvero davvero un bel risultato. Il profumo ricorda davvero tanto quello della cottura al forno a legna, ma andiamo ad assaggiarla. Allora, guardate il colore, sotto è perfetta, anche la crosta è cotta bene, non è molle, non vedo l'ora di assaggiarla, ragazzi. Ragazzi, mamma mia, non so cosa dire, chiuderei il video qui, è davvero ottima, è cotta molto bene, l'impasto è fragrante, è morbida allo stesso tempo, ha fatto anche un pochino di cornicione, proprio come la classica pizza napoletana, anche diciamo i colori richiamano proprio quelli della vera pizza napoletana. Provate a farla e se avete bisogno di qualche suggerimento scrivetemi, non c'è nessun problema. Dalla Cucina per Tutti e da questa bella pizza al barbecue, questa idea particolare, ci vediamo alla prossima video ricetta. Da Chef Fabio un saluto, ciao ciao!